Buon pomeriggio a voi. Allora, ognuno può pensarla come vuole, ma per me è davvero Bruno Giordano un grandissimo. Lo ha dimostrato ieri nella trasmissione che conduce abitualmente il martedì sera. Non ha avuto mezzi termini, è andato giù estremamente pesante, ha detto le cose che ormai noi conosciamo perché ce le stiamo dicendo da mesi. E su questo attenzione, no? Quando noi diciamo e facciamo questi tipi di affermazioni, qualcuno potrebbe appunto fare l'obiezione: ma sì, ma quello che ha detto ieri Giordano noi lo sappiamo da tempo, ce lo stiamo dicendo e quindi non ha detto nulla di nuovo. Attenzione. Non è esattamente così, nel senso che è vero che noi queste cose ce le diciamo da tempo, però il problema è un altro, che tutto il resto del paese queste cose non le conosce, ma non le conosce perché nessuno delle televisioni nazionali e della stampa nazionale le ha mai dette. Questo è il vero problema. E Bruno Giordano finalmente ha avuto il coraggio di dirle in maniera estremamente chiara ieri. Ora vedete, io posso capire che per un giornalista come Bruno Giordano non sia semplice, perché se lui avesse detto le cose che ha detto ieri, 7-8 mesi fa, come le dicevamo noi, per lui potevano esserci dei seri problemi. E siccome voglio dire, è anche giusto fare le cose nei tempi giusti, quando è possibile farlo, perché altrimenti uno semplicemente viene messo con le spalle al muro e non credo che questo sia l'obiettivo. Ecco che ieri finalmente appunto i tempi erano maturi per dire certe cose, per fare certe affermazioni. Per chi non avesse avuto modo di assistere alla trasmissione, lui ha toccato vari temi, è partito dai vaccini e ha sollevato una questione che noi stiamo sollevando appunto da mesi, una che noi stiamo facendo da cavie. Ma lo stiamo facendo e lo si evince in maniera molto semplice dal fatto che sempre la storia dei vaccini ci ha insegnato che per la sperimentazione, per una sperimentazione che sia completa, ci vogliono almeno 4 anni. E il fatto di avere così accelerato i tempi, di averli ridotti addirittura ad 8 mesi, vuol dire che appunto noi stiamo facendo da cavie. Questo l'ha ribadito ieri Bruno Giordano, ma lui ha detto una cosa molto più importante, che a questo punto noi abbiamo il diritto di essere scettici. Abbiamo il diritto anche di rifiutarci eventualmente, anche se lui poi ha aggiunto che oggi, che domani, che sarebbe oggi, avrebbe fatto il vaccino, ma con tanti, tanti, tanti dubbi che sono assolutamente ragionevoli. E lui ha sottolineato che per questo motivo era sbagliato dare del negazionista a chi sollevava questi dubbi, cosa che noi abbiamo sempre, sempre affermato. Ci sono inoltre moltissimi altri aspetti che lui ha sottolineato, come quello delle terapie, ad esempio, altro tema che abbiamo avuto modo di affrontare più volte perché fior fior di scienziati, e io ne ho sempre citato uno per quanto riguarda le terapie che Didier Raoult, ci hanno sempre detto che ci sono ormai tantissime terapie che hanno dimostrato di ottenere dei grandi risultati e che arrivano a guarire le persone che vengono colpite da Covid, cosa che ieri ha ribadito Bruno Giordano. E io vi dico ancora una volta che l'importanza di questo intervento di Bruno Giordano rispetto a quelli che, ripeto, potrebbero fare l'obiezione, ma noi lo sapevamo, è il fatto che lui però ci deve mettere la faccia in una televisione nazionale, cosa tutt'altro che semplice, perché una cosa come lo faccio io nel mio piccolo sul web in un canale YouTube, e ripeto, una cosa è farlo in una televisione nazionale. Perché anche quello, diciamocelo molto francamente,
quello che uno ha da perdere è molto di più. Nel mio caso, al limite, come mi è successo, mi cancellano il video, mi bloccano il canale per un po' di tempo e finisce lì. Diverso, appunto, per un giornalista di fama come è sicuramente Bruno Giordano. Quindi, in conclusione, per quanto riguarda i vaccini, assolutamente pertinente essere scettici e quindi magari anche dire io aspetto un attimino perché non ho voglia di fare da cavia. Questo implica un'altra cosa che a questo punto, ma sta già succedendo in qualche parte del mondo, via l'obbligatorietà, perché capite che sarebbe una follia, andrebbe contro questo tipo di ragionamento che ora sempre più giornalisti e scienziati stanno facendo. Ma ieri Bruno Giordano ha aperto un altro tema estremamente importante, partendo da questa storia tristissima di questa ragazza pakistana che potrebbe essere stata uccisa dai suoi stessi familiari perché non ha consentito a sposare, ad andare in sposa ad un suo connazionale. Quindi un abbrobrio proprio per quanto riguarda le libertà, ma che poi rappresenta un vero e proprio femminicidio. Ma Bruno Giordano l'ha voluto anche vedere da un altro aspetto. Mentre molti in questi giorni si sono affrettati a dire che l'Islam non c'entrava, invece devo dire che Bruno Giordano ha avuto il coraggio invece di dire che l'Islam è come se c'entra. E io sono completamente dalla sua parte perché credo che lui abbia ragione. Ha fatto vedere dei servizi assolutamente agghiaccianti, dove sono state fatte anche delle interviste ad esponenti islamici, che chiaramente hanno detto che laddove, ad esempio, non c'è obbedienza rispetto a quelle che sono le indicazioni della famiglia, proprio si è partiti dal caso di questa ragazza del Modenese, è anche giusto e accettabile che questo soggetto, questa donna, venga ammazzata. Voi capite, una cosa abominevole, una cosa assolutamente in un mondo civile non accettabile. E ha fatto vedere un servizio molto bello dalla Francia, dalla periferia Parigi, una zona vicina a Versailles, dove praticamente abbiamo un quartiere che è islamicizzato, dove le ragazzine di 7-8 anni sono costrette a coprirsi totalmente il viso e il capo, dove appunto esiste la legge che le donne valgono praticamente zero, non hanno accesso, non c'è parrucchiere per donne, c'è delle cose veramente che sembrano indietro anni luce, ma che invece sono la realtà in moltissime città, anche europee, in grandi città, nelle periferie, dove l'Islam impone certe regole e quando queste regole non vengono rispettate c'è anche la possibilità, questo dicono questi uomini, di sopprimere chi non è obbediente all'Islam, quando invece questo non avrebbe nulla a che vedere con la religione. Ultimo tema affrontato, un tema gravissimo nel nostro paese, che riguarda le case che vengono letteralmente rubate, in particolare al 99% dagli stranieri, agli italiani, che magari perché erano in ospedale per il Covid, magari per gli anziani che si sono ammalati e non erano a casa, ecco, questi hanno avuto la possibilità di rubargli letteralmente la casa. E la cosa abominevole dell'ordinamento giuridico del nostro paese, che non è possibile buttare fuori questi soggetti chiamando la polizia perché la polizia non fa nulla. Una cosa raccapricciante che esiste solo in Italia ed esiste su questo tema un totale menefreghismo da parte di tutta la politica da destra a sinistra, di tutti i cittadini italiani
che se ne fregano altamente di quello che succede al loro vicino. E invece per questo dovremo lottare, dovremo andare in piazza, dovremo andare davanti ai palazzi di giustizia a pretendere che ci sia una legge. Quando a un italiano, quando a un qualsiasi cittadino viene rubata, perché questo vuol dire rubare la casa, possa intervenire immediatamente, possono intervenire le forze dell'ordine e restituire al legittimo proprietario la casa. Una cosa veramente raccapricciante questo nostro paese davvero. Io vorrei anche andare dallo stesso Draghi e dirgli: ma non ti vergogni di non prendere in mano una questione del genere e di fregartene altamente e neanche di discutere un tema così importante. Veramente abbiamo dei politici, tutti, nessuno esclusi, che andrebbero cacciati e andrebbero veramente additati come politici che non hanno il diritto di rappresentare il popolo italiano. In conclusione, devo dire davvero bravo a Bruno Giordano. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.